Solange entrò nella stanza. Era molto affascinante, come era Gaia del resto. José non volle interagire per lunghi minuti, ma volle godere della sua presenza ricordando momenti passati con Gaia, pur sapendo che lei non c'era più. Forse, in qualche remota memory story della tua vita transumanizzata, hai ancora qualche ricordo che ti riporta a me. Chi sei tu veramente? Una donna o un robot? E tu, che così tanto detestavi i robots, eri invece anche tu una di loro. E hai fatto finta di essere una donna, mentre invece sei solo un computer. Anche se devo dire fatto molto bene, fino all'anima. E così dicendo Gaia si avvicinò e mise il palmo della mano contro il vetro, come se volesse accarezzargli il volto per l'ultima volta. José non esitò a fare altrettanto e così, nel tendere la sua mano verso quella di lei, volle vedere ancora una volta nei suoi occhi quella scintilla d'amore per immortalarla nei suoi ricordi prima che si dissolvesse per sempre nella memoria universale. Questo non è un arrivederci, ma è un addio. Lui roccia, lei vento. È così che voglio ricordarti. Ed è lì che ci rincontreremo, sulla roccia degli amanti. Addio, Gaia, disse José tristemente, ma determinato. Poi prese il telecomando e, puntandolo nel centro della fronte di Gaia, pigiò sul tasto cancella. Gaia così spense per sempre la memoria del loro amore.